È un campo che storicamente porta fortuna, quello di Gorgonzola, alla Pro Patria, che deve ripartire dopo la sconfitta al primo turno di campionato all'esordio contro il Renate. Giana, che invece ha messo via un punto di forza, di orgoglio in quel di Vicenza, con la rete nel finale anche stilisticamente molto bella, segnata da Piazza. Prova a partire forte la squadra di casa con il destro di Cafferri, che si va a trovare in area di rigore, ma trova Rovida al primo affondo. La Pro Patria passa subito al decimo con il cross di Piran, prolunga Toci per la testa di Jonathan Pitou. Primo gol in campionato per il numero 11 francese, il primo gol in campionato anche della Pro Patria. Aveva già segnato Jonathan Pitou nel match d'esordio stagionale in Coppa Italia Serie C contro la Pergolettese. Fu un gol decisivo, potrebbe esserlo potenzialmente anche questo. Dall'altra parte Renda mette ancora in difficoltà la difesa della Pro, risponde sempre presente Rovida, che gli dice di no. Uno dei più mobili e più incisivi è sicuramente Mehic, qui prova il piazzato Jonathan Pitou, non trova la stessa fortuna. Nella giana tra i migliori c'è Renda, che prova a piazzare il destro, esce a lato non di molto, mette i brividi alla difesa bianco-blu, oggi in rosso. Toci sta giocando una grande partita, entra in area e calcia con il destro, sfiora il palo dopo aver oltrepassato la figura di Luca Moro. Altro brivido qui in questo caso per la difesa della giana, che deve sicuramente mettere a posto qualcosa. Al momento sliding doors della partita, arriva al 49esimo, il secondo tempo appena cominciato. Il rosso per Mallamo, che lascia in 10 i suoi. Pro Patria costretta a contenere dopo l'espulsione di Mallamo le iniziative della giana, anche se la squadra di Colombo prova subito a rendersi pericolosa. Anche in 10 Toci calcia, poi arriva Somma, che non riesce a trovare la porta, pallone che finisce in out. Qui cross Rovida, sempre attento sul primo palo a fermare l'iniziativa di Spaviero. Comincia l'assedio della giana, batti e ribatti dentro l'area di rigore, pallone che diventa pericoloso. Rovida sicuro nella presa mentre si distende. Ferri da calcio di punizione, rischia di beffare con la deviazione di Travaglini Rovida, ma il gol arriva per la giana con il nuovo entrato al debutto, David Stockler, il danese, segna il gol dell'1-1 della giana, che rimette in piedi la partita e ha l'opportunità di giocarsi gli ultimi 20 minuti con l'uomo in più. E la Pro costretta a difendere la rete di Stockler. Piovono le occasioni per la giana. Ci prova uno dei nuovi arrivi, ossia De Maria, che non trova la precisione giusta con il mancino dal limite. Cross qui di Cafferri sul secondo palo per Stockler. Doppio intervento portentoso di Rovida, che salva la Pro Patria su Stockler e Trombetta. Questa è la chance che invece capita a Gabriela Vinci, che prova a ribaltarla nel finale. Basta così, finisce 1-1, si dividono la posta Gian Erminio e Pro Patria, un punto per parte.